La maggioranza dei polacchi ha rinnovato la fiducia al blocco conservatore di Kaczynski. Il lavoro dei volontari italiani nei campi profughi e nelle tendopoli della Bosnia occidentale. In Slovenia è stato sviluppato un algoritmo per diagnosticare i tumori al cervello con un esame del sangue. Dopo Matera, nel 2020 Fiume in Croazia sarà una delle capitali europee della cultura. Jacques Rupnik e Silvia Richterova riflettono su come la memoria della Cortina di Ferro condiziona la Mitteleuropa. In Polonia sono state definite le elezioni più partecipate, perché è stato il 61% degli elettori, il 10% in più della tornata precedente, a recarsi ai seggi elettorali dello scorso 13 ottobre. Riconfermato con il 43,6% dei voti il PiS, acronimo di Diritto e Giustizia, partito di destra conservatrice al governo dal 2015 e capitanato da Jarosław Kaczynski. Ferma al 27% la coalizione di centrosinistra e liberali e al 12% il blocco della sinistra. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Dopo la vittoria, Kaczyński ha dichiarato che il suo partito avrebbe meritato di più e che si aspettavano più seggi alla Camera, e anche la coalizione del centrosinistra si è detta delusa del risultato. La novità è una coalizione di nuovo di gruppi di destra nazionalista che sono riusciti a superare la soglia del 5% e avranno un gruppo di deputati abbastanza agguerriti. Faranno anche l'opposizione da destra nei confronti del partito di Jarosław Kaczyński. Divergenti le opinioni degli elettori. Sono contenta che i votanti siano stati così tanti e sono contenta della situazione politica che ne è risultata. 8 milioni di polacchi hanno votato questo partito demagogico, populista, omofobico, nazionalista, xenofobo, ma 9 milioni di polacchi non l'hanno votato. In una Polonia in cui la crescita economica media è del 4% e la disoccupazione del 3%, il voto del 13 ottobre ha rispecchiato il divario tra chi vive in grandi città e ha accesso a lavori meglio retribuiti e chi abita in piccoli centri o in campagna e beneficia in modo marginale dello sviluppo economico iniziato dopo la caduta del muro di Berlino. Tra le promesse elettorali di Kaczynski, l'abbassamento dell'età pensionabile e il raddoppio del salario minimo. Il PiS ottiene consensi grazie ai numerosi programmi sociali avviati nel 2015, tra cui il 500 Plus, sovvenzione che eroga 115 euro al mese alle famiglie per ogni figlio minorenne, quest'anno estesa anche al primogenito. Le famiglie che hanno votato Kaczynski temevano che l'opposizione avrebbe eliminato questo supporto economico. Altro programma sociale proposto dal PiS riguarda le 14 mensilità per i pensionati. Le critiche antigovernative al tentativo di riforma della giustizia a scapito dell'indipendenza dei giudici sono irrilevanti per chi è meno istruito. Specialmente la gente di provincia, che è rimasta indietro, del quale non si curava il governo centrale. Si costruivano le autostrade, si costruivano nuovi palazzi, l'economia andava benissimo, però il problema sociale rimaneva e quello è stato sfruttato alla fine per il bene di questa gente. Come il partito del governo. Molto spesso viene descritto come partito nazionalista, sovranista, populista. Io non sono d'accordo. Secondo me il PiS assomiglia più al tipico partito conservatore. Sì, è molto criticata dall'opposizione la televisione pubblica, però d'altra parte c'è una grande televisione commerciale che è tutta a favore dell'opposizione. Molteplici le incognite a cui si affaccia il nuovo governo. Ora si stanziano fondi per tante persone, ma di sicuro questo avrà ripercussioni sull'economia futura. Per fortuna Diritto e Giustizia ha perso la maggioranza al Senato e quindi non potrà più tentare di cambiare in autonomia la Costituzione come aveva già tentato di fare. Problemi climatici non sono... La Polonia poggia la sua sicurezza energetica sul carbone e su questo sarebbero necessari cambiamenti. Forse la soluzione potrebbe essere l'energia nucleare, di cui l'Europa ha tanto paura. Just safe country.
No problem. Italy... Non mi importa in quale paese andrò, chiedo solo di stare in un posto sicuro dove non rischiare tutti i giorni la vita. Ed è questo ciò che vuole la maggioranza delle persone che sta qui. Sono fuggito dall'Iran perché sono cristiano e il governo mi perseguitava. La nostra è una comunità calma, non violenta, ma questo non è sufficiente per vivere tranquillamente. Sono due voci, ma valgono per 2000. Tanti sono i migranti che da un anno e mezzo si trovano a Bihać, nel nord della Bosnia-Erzegovina. Un numero stabile perché chi è qui sta cercando solo il momento giusto per attraversare il confine con la Croazia. Nel frattempo, quelle che i migranti trascorrono nei campi sono giornate piene di vuoto. Ci sono uomini soli e famiglie con bambini, minori non accompagnati. Un'emergenza umanitaria resa ancora più grave dalla fragilità economica del cantone e mitigata in parte dalla presenza delle organizzazioni internazionali, molte delle quali sono italiane. Gli aiuti che abbiamo avuto non sono stati molti. Abbiamo ottenuto il sostegno della Croce Rossa internazionale e di piccole organizzazioni locali. Non posso però dimenticare l'aiuto che ci è arrivato dall'Italia e dalle ONG che lavorano in questo territorio, che ci sostengono con i loro volontari. All'interno del Bira, un'ex fabbrica di elettrodomestici trasformata in un campo con 2000 posti, è nato, grazie a una collaborazione tra Ipsia e Caritas Ambrosiana, il Social Caffè. Qui, ogni mattina, vengono offerte 600 tazze di tè e con queste la possibilità di qualche ora di svago. L'obiettivo più generale è quello di anche rompere la routine della vita nei campi. Spesso la gente che vive dentro questi campi ha delle giornate scandite dalla distribuzione dei pasti, dei vestiti, senza poi avere altre attività che stimolano la socializzazione. Ma è a Bučak, il campo più disperato, dove l'opera dei volontari italiani è ancora più preziosa. Si tratta di una tendopoli che in questi giorni ha raggiunto le 1000 presenze e dove l'arrivo dell'inverno potrebbe trasformarsi in una catastrofe umanitaria. Nel frattempo le persone trascorrono il tempo come possono. All'interno del campo sono nate anche forme di organizzazione autonoma, piccoli market, piccole cucine e anche un salotto dove si inganna il tempo in attesa di tentare nuovamente il game. Così viene chiamato il tentativo di varcare la frontiera croata, ma a separare i migranti dal loro sogno europeo ci sono le montagne e numerosi campi minati non ancora bonificati. Una minaccia che si aggiunge ai pestaggi della polizia che li respinge. È importante stare qui perché sul confine tra Bosnia e Croazia c'è una violazione dei diritti umani e quindi anche noi ci chiediamo com'è possibile che tutto questo non sia... C'è informazione sì, ma poi non c'è nulla che si muove. La Croce Rossa di Bihać distribuisce coperte e pasti caldi, ma i soldi stanno finendo. Il servizio è già stato ridotto e non è chiaro se con l'arrivo del freddo il campo verrà smantellato. In questo caso le persone potrebbero essere ospitate al Bira, rendendo però ancora più complicato il lavoro degli operatori sociali già alle prese con una situazione difficile. L'attività più delicata è sicuramente quella che rivolgiamo ai minori ai quali forniamo un sostegno psicologico. I non accompagnati in questo momento sono circa 200, ma dall'inizio della crisi ne sono passati più di 1000. Stiamo pensando di realizzare attività comuni con i giovani della città in modo da favorire l'integrazione. Un modello sperimentato con successo la scorsa estate dalla carovana Football No Limits, che ha portato a giocare sugli stessi campi giovani bosniaci e migranti. Piccole gocce di speranza con le quali l'Italia migliore, quella più generosa, prova a guardare al suo futuro, tendendo la mano alla parte di umanità più sofferente. Questo non è un problema solo di chi scappa, è un problema politico che riguarda tutti e siamo tutti coinvolti ed è giusto che stiamo qua a testimoniare, a guardare, perché un giorno ci chiederanno che cosa succedeva dentro questi campi, sulle frontiere. Per la Slovenia, un paese di 2 milioni di abitanti, è stato un momento di legittimo orgoglio. Un gruppo di ricercatori della Clinica Neurologica di Lubiana, della Facoltà di Informatica e della società Smart Blood Analytics Swiss hanno sviluppato un algoritmo che, con un semplice prelievo del sangue, riesce a diagnosticare i tumori al cervello e anche altre 10 malattie correlate.
un algoritmo prodotto dallo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Per progettare l'algoritmo, i ricercatori hanno analizzato il sangue di 2 milioni di persone, 15.000 campioni di sangue di malati neurologici e infine 700 campioni di persone ammalate di tumore al cervello. L'algoritmo è stato provato su 68 malati, tra questi nel 96% dei casi la diagnosi formulata dal computer era esatta. La funzione è stata provata anche su pazienti che non avevano un tumore e in questo caso la diagnosi esatta negativa è stata del 74%. Il valore aggiunto di questo algoritmo è che in base a un semplice prelievo del sangue, senza altri esami come ad esempio i marker tumorali, è capace di distinguere e diagnosticare circa 400 tipi di malattie. Un aiuto notevole per i medici che, in base ai dati forniti dall'algoritmo e ai sintomi del paziente, possono definire con precisione la malattia. L'utilità dell'intelligenza artificiale è particolarmente importante nei casi di tumore al cervello, carcinomi piuttosto rari ma difficilmente diagnosticabili solo in base ai sintomi. Simon Podnar, direttore scientifico della clinica neurologica di Lubiana, sottolinea l'importanza anche economica del nuovo algoritmo diagnostico. Dovete considerare che un prelievo del sangue costa 40 euro, mentre una TAC, una tomografia computerizzata che tra l'altro espone il paziente alle radiazioni, costa alcune centinaia di euro e non sempre gli apparecchi sono disponibili. L'algoritmo ci consente di scoprire tumori al cervello in una fase iniziale. I ricercatori hanno però notato che i medici, sia nei reparti che negli ambulatori di medicina generale, non si fidano dell'intelligenza artificiale dell'algoritmo. Abbiamo riscontrato che un buon 40% dei medici non accetta le diagnosi formulate con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Il dibattito su questo è molto vivace in tutta la comunità medica. Le ragioni sono tante, non ultima la paura, assolutamente infondata, che la macchina possa sostituire il medico. Il professor Podnar è convinto che l'algoritmo consentirà ai neurologi e ai neurochirurghi di intervenire nei primi stadi di sviluppo dei tumori. Inoltre sarà possibile, con poca spesa, monitorare persone che per motivi genetici sono considerate a rischio. La ricerca è stata pubblicata nella rivista Scientific Reports. In un parco del centro di Minsk, durante i lavori per la costruzione di un gasdotto, sono state ritrovate centinaia di lapidi di un cimitero ebraico abbandonato. Il cimitero si trova nell'area dell'ex ghetto, i cui abitanti furono sterminati dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Gruppi di volontari si sono prodigati per salvare e restaurare le lapidi, mentre le organizzazioni ebraiche e l'Associazione Bielorussa per la difesa del patrimonio culturale hanno chiesto al governo di Minsk di dichiarare l'area del parco sito di interesse nazionale. Fiume, Rijeka in croato, l'anno prossimo sarà una delle capitali europee della cultura. Per l'amministrazione della città adriatica, Fiume 2020 è un'occasione per dare un senso positivo al futuro. La realizzazione del programma coinvolge direttamente circa 2.000 persone, ricchi gli investimenti per costruire l'infrastruttura necessaria a sostenere una capitale europea della cultura. Uno dei motori di Fiume 2020 è Ivan Scharar, assessore comunale. Lo troviamo nel cortile del complesso Bencic, l'antico zuccherificio e fabbrica tabacchi dove troveranno posto il nuovo museo civico, la biblioteca e la casa dei bambini. Già attivo il museo d'arte contemporanea. Per la città questo è un nuovo inizio. Un tempo eravamo un centro industriale. Questo luogo, fino a 25 anni fa, era una fabbrica, ora è una rovina. È proprio grazie a Fiume, capitale della cultura europea, che qui sta nascendo un polo culturale. Vogliamo conservare questa memoria, ma anche portare la città, nel futuro, trasformando Fiume in un centro culturale. Il programma di Fiume 2020 è ricco di mostre, installazioni, avvenimenti culturali, rassegne storiche. Particolare attenzione viene dedicata ai bambini e agli adolescenti, iniziative che troveranno posto nella nascente Casa del Bambino. Per molti aspetti il programma della Casa dei Bambini è speciale. Sicuramente lo è perché vogliamo essere inclusivi e non lasciare nessuno indietro o ai margini. Vogliamo includere tutti i bambini, anche quelli con difficoltà motorie o mentali o quelli socialmente svantaggiati. Una delle prime mostre è stata dedicata al professor Baltasar, un mito della cinematografia croata.
l'inventore buono che aiuta chiunque ha bisogno. Negli anni 70 ad ispirare i disegnatori del cartone animato è stata proprio Fiume, con la sua confusione di stili, case strambe e il porto pieno di vapori e di barche. Lo slogan per il 2020 è Fiume, il porto della diversità. L'obiettivo è recuperare la dimensione pluriculturale e multinazionale della città, cancellata nel secolo breve. La prima pugnalata a questa identità plurilinguistica fu data da D'Annunzio, alla cui impresa protofascista è dedicata una mostra. La curatrice, Tea Perincic, ha dato voce a chi subì la violenza d'annunziana. L'Olocausto di D'Annunzio è il titolo della mostra che presentiamo qua fino a gennaio 2021. È infatti dedicata alle donne, alla personificazione della città di Fiume, che D'Annunzio chiamava Olocausta, però è diventata Olocausta proprio per D'Annunzio. Parte importante dell'identità di Fiume è la comunità italiana, dopo l'esodo del 1945 ridotta ad alcune migliaia di persone. La vita di questa comunità si specchia nel quotidiano La Voce del Popolo. Gli occhi del mondo culturale, ma non solo, saranno puntati su Fiume e quindi ci sarà l'occasione di raccontare un po' anche la nostra storia, il nostro contributo alla crescita della città con tutto il patrimonio linguistico culturale. Fiume, capitale della cultura europea, è un'occasione per irrobustire la presenza della comunità italiana. La comunità fa un paio di progetti straordinari in occasione del 2020. Il primo è una collaborazione con la città che riguarda il ritorno degli odonimi storici. Si stanno già adesso mettendo tutta una serie di tabelle in cui ci sono i nomi delle vie e delle piazze a partire più o meno dal 1800, quindi nel periodo austro-ungarico. E qua è molto interessante perché si possono vedere un susseguirsi di nomi che cambiavano come cambiava il regime politico, in cui però c'era sempre una certa componente italiana, quindi le vie si chiamavano o via o calle o piazza, e poi con dei nomi che venivano assegnati dai vari regimi. Il politologo ceco Jacques Rupnik è uno dei più profondi conoscitori della storia contemporanea del Centro Europa. Nato a Praga nel secondo dopoguerra, ha studiato a Parigi e a Harvard ed è direttore di ricerca al Centro di Ricerche Internazionali di Parigi, insegna all'Istituto di Scienze Politiche di Parigi. È stato consigliere di Václav Havel negli anni di transizione del post-comunismo e ha avuto importanti incarichi nel processo di pace dei Balcani. A 30 anni dal crollo del muro vede nell'Europa un continente ancora diviso tra i paesi a ovest e quelli a est trainati dalle democrature dei vari Kaczynski e Orbán, che all'esterno si identificano anche nel gruppo di Visegrad, un gruppo fondato proprio da Havel che lo stesso Rupnik, da consigliere del politico e drammaturgo ceco, ebbe modo di veder nascere con obiettivi lontanissimi rispetto a quelli attuali. Il gruppo di Visegrad était créé pour ensemble. Il gruppo di Visegrad è nato per difendere gli ideali di democrazia, della libertà di stampa, dei diritti dell'uomo appena conquistati, per compiere assieme i passi necessari per raggiungere l'Europa. Oggi vediamo che il gruppo di Visegrad si comporta in modo diametralmente opposto. È contrario all'Europa, ne contesta qualsiasi impegno. Per esempio, mette in discussione i valori della democrazia, lo Stato dei diritti, si oppone alla redistribuzione dei migranti che sbarcano in Italia e in Grecia. Direi che è una forma di ostruzionismo molto dura nei confronti dell'Unione. Ad esempio simpatizzano con la Brexit, senza per questo però voler uscire dall'Unione Europea, perché non converrebbe loro da un punto di vista economico. Ils ne vont pas imiter le Brexit. Le posizioni delle democrature che compongono il gruppo di Visegrad, secondo il politologo che insegna anche a Harvard, non sono affatto eterodirette, ma derivano da un processo lungo, supportato da un controllo ampio dei media da parte dei governi in carica. Il crollo del muro, spiega Rupnik, ha dato la spinta alla globalizzazione, al liberismo economico in Occidente. I paesi dell'Est Europa, freschi della democrazia liberale e desiderosi di imitare l'Occidente, hanno equiparato la democrazia liberale al liberismo economico, spiazzando milioni di persone abituate a vivere in un sistema con garanzie sociali più ampie. La differenza tra i vincitori della globalizzazione e i vinti si è ulteriormente accentuata con la crisi del 2008.
che a 30 anni dal processo di transizione l'Europa non sia propriamente unificata è dovuto in parte, sostiene Rupnik, anche alla malcelata presupponenza dell'Occidente, che non ha saputo ascoltare e far dialogare gli intellettuali delle due Europe. È convinta di questo anche la scrittrice ceca Sylvie Richterová, che ha trascorso la sua dissidenza insegnando letteratura ceca nelle università italiane. Ho fatto sempre un po' da ponte tra le due Europe, direi, tra due Europe lobotomizzate, le chiamo così. L'Europa dell'Est è stata lasciata troppo sola, è stata troppo chiusa e vediamo quali sono le patologie, perché non ha potuto comunicare culturalmente con il resto dell'Europa e quindi ha sviluppato dei nazionalismi assurdi. E l'Europa occidentale ha pensato di aver vinto, si è disinteressata della cultura e continua, penso, a disinteressarsi.